Anzi, se voglio sai, si proprio uno scostumato e non purgare, sì. Purgare con ma... Purgare, come purgare. Si dice? Ma pure Dio, come faccio la scuola? Ai mamma, volgare, si dice con ma poi non mi pare che lo compare voglia ti offende. Satte la pigli tanto, satte la pigli. Satte la parte, no? Va bene, la tia e mogliere sa si di lima raspa tutto e tutto. Oh, mamma. Cominciamo di passi, va? Noi ci stiamo qua a troppo, la dieta, la safari tutti. Pittè quella che non sentiata. A mia pittè? Sì. Lì per la che non sentiata, sai? Guarda, c'è lì per sentire, comunque offende stamattina. Guarda, guarda se non la spiccia in tortino la portata. A mia, che io ti sento di la niente, ma no, no, guarda, con me la non la spiccia, dai. Sentiata! Ma come faccio la prima? Sì, stamattina! Madonna mia! No, 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 guarda, Madonna mia, perché te dai? Una lampo, con mare setta, di qua. Vi sentite fino a lì? Fino a Lecce si sentono, fino a Lecce, lampo. No, 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 succedere sta cosa. Sta con mare, sì. Mamma mia. Stamattina, come è? Ma c'è successo? Meno male, meno male, caro Steve. Ma se picca picca la salute che accompagnava, l'ambulatorio era diventato un reparto di chirurgia d'urgenza. Ca certo, compare Antoni, carratti cadere lo diabete mobile, no? Canciana scinde. E io la tengo il cuore mio, ed è come l'orologio dei marocchini. Mo si ferma, poi tutto devo pigliare, anzi. A quinto ci potevamo sistemare per l'eternità, guarda. Madonna mia! Buongiorno a tutti. Ah, dottore. Avanti il primo. Io sulla prima, e state dai. Buongiorno, dottore. Peppe, mamma mia bella, Peppe! Peppe! Ehi! Madonna mia! C'è modi su questi! Mamma! Ma non lo sa che soffro di cuore, che non mi posso impaurare! C'è bisogno di un critico come un paccio, ci sta a casa tua! Senti, mamma! Peppe che sta arroffulava come un ciuccio! Eri te, e non io! Spiego. Allora, Uccio, dammi la cartella del signor Bottiglione. Vedi un attimo se il signor Bottiglione continua a farsi recapitare il vino dalla famiglia. No, caro Antoni, E qua ci pigliamo pure in giro, vero? Ma se può sapere c'è mangi. Infermiera, hai comunicato in cucina la dieta prescritta? Io ci ho fatto il dovere mio. Poi sappiamo se mangiate cose di scuso. Come sarebbe a dire? Come si permette? Il cibo che le viene servito non è di suo gradimento? Dottore, veramente, lo cibo è ottimo. Avete minestrine brodose, de verdure, belle, pulite, senza una macchia. Basta, di tappate la bocca a questo bottiglione. Ma come? Tu vieni all'ospedale e pretendi che curi lo diabete e tutti là di problemi correlati? Senza che segui la cura che te damo. Ma non è che per caso che curi lo diabete mangi pure dolci, no? No, dolci. Uccio, ma per favore, controlla. No, le quelle dolci, dottore. No, Uccio, controlla. Ma stiamo scherzando, dottore? No. Come, li non dolci? Non sia mai. Li dolci? Controlla, Uccio, controlla. Dottore, li dolci con lo diabete. Non nave, dottore. Meno male. Non è già una cosa. Cioccolata. Che c'entra?
cioccolata, cazzo, dottore! Guida, cioccolata amara! Non face male, dottore, guida! E bravo Luntoni! E così ci vediamo pure in giro, vero? Guarda, dottore, Calupino non è mio! Ed è Calu Pippi! Se trova entra lo comodino mio per sbaglio! Ah, per sbaglio? Per sbaglio! E dicete lo sbaglio, dimmi, dimmi! Calu Pippi! La da sera sembri a cao! E per sbaglio lui mi sentra lo comodino mio. Tutti ci potevamo sbagliare, no? Ma certamente, sbagliare sì. Oh. Ma non ubriacare come facite qui intro. Mostro ospedale è diventata una buteca. Domattina Antonio Bottiglione e Giuseppe Turacciolo visita medica alle 9.30 per dimissioni. Potete preparare la roba, d'accordo? D'accordissimo, Giubbedo. Cramadilassimo. A cosa? Ma una notizia del genere, mo Antonio Messia, no? Meritano un brindisi però, giusto? Facciamo un brindisi! Mi associo anch'io, anche se domani purtroppo non sarò ancora qui. Va bene professore, dai, un bicchiere lo tieni professore. Sì, sì. Pigliano un bicchiere, vieni, facciamo un brindisi con noi. Oh, buonanotte a battere, capo viti che venimo te troviamo. Sì, ne professore, non puoi dire non venimo. Non tremolare, madonna mia, io sto a tremare da te. Basta chino. Fa male, sì. Senti Pippi, allora comincio io, eh? Va bene. Allora. Questo è vino fatto con le peti di un contadino. Facciamo un brindisi all'Eustachio e allo Peppino. Grazie. Lui, grazie, salute, Antonio. Salute, grazie, auguri, Antonio. Mo faccio uno io, Dici che sbagliamo, aiutiamo. Mo faccio un brindisi io, Dopo che bevi, canti, balli e suoni, mo facciamo un brindisi pure a Luntoni. Ah, salute! Io non sono bravo a fare brindisi, ma posso recitarvi una poesia. Beh, sentimola, no? Prego. La salute. Ieri, oci e crai, è sempre guai, ma lo fastidio di chiudà è lo male della sanità. Avvocati, politici, professori, non arrivano mai i dottori. Capuru corne facendo, per bisogno li chiamiamo scappando. No. Teresa? 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 Avete preso voi il mio ricettario? No, no. Ma stava qui. Vabbè, portatemi uno nuovo. Subito, dottore. Dottore, però l'infermiera è buona. Io, dottore, se era dottore, un pensiero lo facevo. Bottiglione, siamo seri, per favore. Dottore, tra mascoli, ste considerazioni. Ste considerazioni non se ponnu fare. Dottore? Gli ho portato il nuovo ricettario. Grazie, Teresa. Arrivederci. No, non andare via, Teresa. Non andare via, Teresa. Non aspetta. Andare via.